E ripartiamo nuovamente con la nostra sigla. E come avevamo visto e come abbiamo predetto, benvenuti amici d'archettoni, amiche d'arledi, buona serata. Ripartiamo da zero. Questo coronavirus sta infettando l'universo, cioè il ragno che sta dando fuori di matto lì sul cornicione del mio condominio. E quindi, perché della nuova sigla? Non è una nuova sigla, ma è la sigla di oggi, perché abbiamo avuto c'è stato il compleanno di Radio Dark Italia. Come dopo tantissimo tempo, succede una volta all'anno per tutti, e porgo allora gli auguri di buon compleanno a tutti quelli che quest'anno assieme a Radio Dark Italia festeggiano il proprio compleanno. Potete andare sul sito di Radio Dark Italia e vedere le grandissime situazioni, i grandissimi faccioni, le grandissimi podcast e le novità che potete trovare solo ed esclusivamente su Radio Dark Italia. Radio Dark Italia quindi compie gli anni, sono anni, decenni, centinaia e secoli e chili di anni che nell'etere o in streaming noi mandiamo musica bellissima, musica profonda, musica ricercata, diciamo così, una musica unica, unica come questa trasmissione che è TSO, trasmetto solo ora. Io sono Dandy Noir, che oggi ha avuto dei serissimi problemi, tra l'altro ho dovuto spingere a mano il computer perché non voleva partire. Ora vedo che tutto è in funzione, quindi questa serata, visto che si festeggia il compleanno di Radio Dark Italia, non si dice l'età, ma abbiamo subito delle grandi insomma parolacce da parte dei Numeral Dark, che si sentono un attimino esclusi, visto le due puntate precedenti in cui ho proposto delle pezzi nuovi, semi nuovi, quasi usati a chilometro zero. Qui cade tutto, ormai siamo in un momento di crisi mistica, vedo Gesù, la Madonna e perfino quasi tutti i santi. Allora partiamo con il pezzo iniziale dedicato a tutti voi Humeral Dark, mi raccomando, Lasonil, e vai. Tell yourself.
appunto, essendo il compleanno di Radio Dark Italia, in questo bellissimo periodo per tutti voi, mi raccomando, vi abbraccio virtualmente. E allora, per riuscire a riprendermi un attimino da quello che è successo ora, andrei con un nostro amico, grandissimo amico, al quale tra le tante cose ho fatto pure un DJ set. E vorrei ricordarvi, tra l'altro, se volete scrivere, qual è stato il più bel concerto organizzato da Radio Dark Italia al quale voi avete assistito? Io ricordo il primo concerto, era la banda L'Esercito di Caio Giulio Cesare. Bellissimo concerto, un po', diciamo, tamburaleggiante, un po' neofolk, però non male. Andiamo ora con un nuovo pezzo, così mi ristrutturo e vi date una ballatina. Yeah.
ringraziamo il nostro Peter Murphy, che come voi tutti sapete è il fratello di Eddie Murphy, anche se non riesco a capire bene il nesso. Comunque volevo ricordarvi, che già detto più volte, che oggi è il compleanno di Radio Dark Italia, e tra l'altro qui in studio e vedo la carissima amica Safiria dall'altra parte che sta tagliando la torta, sta soffiando sulle candeline. La ringrazio, perché volevo soffiare io sulle candeline, ma visto l'età e l'enfisema polmonare che mi diciamo così assilla, avrei corso il rischio di rimanerci secco su quella torta che dato che Radio Dark Italia pensa a tutti voi, pensa a voi vegani, a voi vegetariani, a voi sassiani, a voi carnivori, a voi nullisti. Quindi abbiamo preparato una torta senza glutine, senza uova, senza farina, senza forno, senza padelle. Praticamente la prima torta invisibile. E con il suo Tintin, i Dead in June con Phil ci lasciano, spero abbiate ballato e vi siate ben unti le giunture, cari miei Humoral Dark. E vi ricordo che il 70% del sistema immunitario è nell'intestino. Voi vi chiederete, e allora? E allora sì, se vi dovessero così a bruciapelo chiedere dov'è il 70% del sistema immunitario, voi saprete rispondere. Grazie a Radio Dark Italia. E adesso, dopo aver ballucchiato, proseguiamo con il balletto e con un pezzo che sicuramente vi piacerà tantissimo. Sono loro, Gabinetto. We'll be right back.
Cabinet con The Dust Cabinet, cioè molto semplice da ricordare anche per noi Umarel Dark. E a proposito di Dust Cabinet, vorrei salutare, perché tutti voi certamente saprete che noi abbiamo i nostri sponsor, TSO ha i suoi sponsor, tra i quali nuovo, come si dice a Brescia, nuovo Nuovento. Abbiamo il nostro, la nostra finalmente un'impresa edile che si chiama Timuro, che è di un nostro grandissimo amico Adelmo Timuro, un italo-giapponese dedito a opere di muratura, ma non convenzionali. Cioè lui si dà fare nel settore edile tenendo la tradizione giapponese, quindi fa tramezze in carta. La sua specializzazione sono la ristrutturazione di toilette e gabinetti, quindi the cabinet, che può essere molto utile questo, io ve lo consiglio, molto utile, in quanto quante volte vi siete accorti all'ultimo minuto di aver terminato il rotolo di carta igienica? E con le tramezze di carta di l'impresa edile Timuro potrete risolvere tranquillamente il problema. O no?
Ciumar al Dar, ci siete ancora tutti? Siete ancora vivi, sopravvissuti agli 8, che poi tra l'altro sono in 5, quindi sopravvissuti 5. Ma questa è una vecchissima e risaputa battuta. Tra l'altro ricordo che oggi è il compleanno di Radio Dark Italia e di conseguenza facciamo un piccolo quiz, visto che so che tra voi ci sono gli amanti dei quiz, di tutte queste cose. Allora anche noi ci andiamo ad adeguare al quiz. Ragazzi miei, so che qui esiste gente con il QI, non nel senso di codino, ma il QI, il quoziente intellettivo molto molto elevato. Io ce l'ho all'altezza di un cavalcavia, quindi potete immaginare. Quindi ora io lancerei il quiz e voi potete telefonare al numero in sovraimpressione, che tra l'altro questo numero può servire e essere utile per voi se fate una piccola donazione per i DJ anziani ed indigenti, visto anche il periodo. Visto il periodo, ragazzi miei, donate, donate, donate. E concludiamo il trittico mentre aspetto la risposta al quiz, che è: quanti sono i sette re di Roma? Visto che stanno già fioccando le risposte, ma non ho detto ancora il premio, ma il premio è qualcosa di fantastico, è offerto dall'agenzia di viaggi Da Lì a Là, che mette in a disposizione del vincitore del nostro quiz, che ricordo è: quanti sono i sette re di Roma? Non lo darei per scontato. Il premio consiste in un bellissimo viaggio. Pensate che praticamente il nostro carissimo, la nostra carissima agenzia di viaggi Da Lì a Là vi manda a Vancouver. Se tutti voi volete essere mandati a Vancouver, non dovete fare altro che rispondere alla domanda
quanti sono i sette re di Roma. E se rispondete esattamente alla domanda, andrete in paradiso. Se volete essere mandati a Vancouver, dovete saper rispondere a quanti sono i sette re di Roma. Si legge sulla chat di numeri improbabili, impensabili. Abbiamo la nostra carissima amica Letizia, che lei sostiene siano 14. Sappiamo che lei vede sempre doppio e sempre esagerata nelle cose. Abbiamo qualcuno che dice 1000, quelli erano quelli con Garibaldi, i sette re di Roma, quindi non lo sappiamo ancora. Allora, pensavo, andiamo con un nuovo pezzo, con un bel pezzo antico, così risolviamo e diciamo che tra l'altro tra un po' ma potremo mandare in onda anche la rubrica culturale, perché qui di cultura ne diamo via a badilate.
Con Alice, lo sappiamo benissimo, vedo che fioccano nuovamente le risposte alla domanda, perché tutti vogliono essere mandati a Vancouver, anche se c'è un po' freschetto là, ma si è lontani dal coronavirus. Direi che sto leggendo qualche risposta, direi che 40 non lo sono, quali erano i ladroni, 40 ladroni. Neanche 12, quali erano gli apostoli. Proviamo ad ascoltare un nuovo pezzo e poi vediamo un pochetto se per caso riusciamo a trovare il vincitore da mandare tutti volentieri a Vancouver. Yeah.
Billy Go, The Cure, Caterpillar. E allora abbiamo finalmente il vincitore per quanto riguarda il nostro quiz, il quiz della settimana che Radio Dark Italia propone, visto il compleanno, che ricordo, happy birthday, ricordo a tutti voi che oggi è il compleanno di Radio Dark Italia, e quindi adesso andiamo a capire chi ha vinto per quanto riguarda il nostro grande quiz. Quindi la domanda era: quanti sono i sette re di Roma? Tutti dicevano 14, 40, i 1000, 27. I sette re di Roma sono 6. Voi vi chiederete perché 6, e andiamo a scorrere l'elenco. C'era Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Tarquinio Prisco, Servo Tullio, Tarquinio il Superbo e Anco Marzio. Cioè c'è sta pure Anco Marzio, quindi Anco Marzio è 1. E quindi morale della favola, sono 7, 6, 5. Non, signori, non riusciamo più a capire quanti sono i 7 re di Roma. Comunque io penso e dichiaro vincitore il nostro carissimo amico da Lambrate, Guido La Vespa.
dopo questa tristissima storia d'amore che si svolge all'interno di un cocktail bar, riprendono quelle che noi di Radio Dark Italia riteniamo qualche cosa di veramente grande, in quanto siamo gli unici a proporre delle rubriche culturali. Molti di voi, i più umareldar che ascoltano da parecchio tempo TSO, sanno che queste rubriche culturali sono scientificamente provate, ma vorrei bando alle ciance e lanciare appunto, vedo la regia che mi fa segni con... ok, è pronto, possiamo andare, signore e signori, la rubrica culturale di Radio Dark Italia. Il conte Gerundio de Sasso di Carrara, zoologo di fama mondiale, noto anche per far parte di una tra le più famose famiglie di studiosi, e come non ricordare la mamma, Fiorella Bulbo d'Agave, una delle più grandi botaniche mondiali, scopritrice tra l'altro del famoso tronchetto della felicità, e il padre, conte Pietro del Sasso di Carrara, noto fisico, vincitore del premio culturista dell'anno 1919. Dopo aver scoperto la famosa orca loca, il conte Pietro, in una delle sue esplorazioni nel folto della foresta amazzonica, è riuscito a fotografare un rarissimo esemplare di porca loca. La porca loca, come tutti voi sapete, è l'unico animale mammoviparo, infatti allatta le uova, come potete vedere anche nella fotografia. La porca loca ha il corpo da porca e la testa d'oca. La porca loca si ciba, ovviamente. Con l'evoluzione darwiniana, la porca loca si è scissa in due ed ora è o porca o oca. Esistono, come è dimostrato dalla scoperta del conte Gerundio de Sasso di Carrara, ancora alcuni rarissimi esemplari di porca loca. Ringraziamo il conte Gerundio del Sasso di Carrara per averci mostrato questa sua grandissima scoperta, e vi rimandiamo alla prossima puntata di Super Snack, uno spuntino per la mente, gentilmente offerto da Radio Dark Italia, sezione cultura. E ringraziamo quei testoni della sezione cultura di Radio Dark Italia per il grandissimo reportage che sinceramente mi ha lasciato alquanto sbalordito, che tra i tanti animali già ero rimasto, diciamo, scolpito per la scoperta famosa dell'orca loca, ma la porca loca, quella non l'avevo ancora vista. Signore e signori, andiamo con un balletto allora.
proposito di cultura, volevo raccontare quello che mi è successo poco tempo fa. Sono andato all'acquario di Genova e sono rimasto abbastanza, come dire, sorpreso dai tanti pesciolini e roba varia che giravano. Ma una delle cose che, tra l'altro, dicevano di non fotografare gli animali, i vari pescioletti, devo essere sincero,